Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con il 18° video del Server Free. Siamo qui in compagnia di Chris. Ciao a tutti. Chong. Ciao. Cobra. Saluti. E siamo poi questa sera, abbiamo un bel po' di gente. Siamo in compagnia di Simo, che era un po' che non arrivava, Piersi, John, Poetto, Nico, Cri. Ma sei tuo parente? No. No. Va bene. Don... All'anagrafe in teoria no. Abbiamo un prete, Don Moselle. Attenzione, mantenere un linguaggio corretto. Poi abbiamo Ricky Gaming, Costa, Costa Concordia. Abbiamo un altro Marco da Xbox, Moon, Mr. Anderson, che non è il nostro Christian. E manca Corba, il figlio di Cobra della tribù dei serpenti, che questa sera purtroppo non c'è. Detto questo, novità di questa sera della 18esima puntata: dovrebbe ora comparire qui dal nulla magicamente una nuova trincia, perché Chris ha lanciato sfide ad alti livelli e quindi sì, diciamo mi sono equipaggiato. Questa volta mi sono equipaggiato e ho dato, sfoderato, ho aperto il taccuino e ho tirato fuori i contanti. Ma uno sopra l'altro oppure? Uno sopra l'altro fino a un certo punto, quando cadevano, allora anche a fianco. Ah, ok. Hai fatto la piramide insomma. Sì, ho proprio messo là il muccio insieme al tavolo. Faccio a testa. Ecco qua. Ah, basta. Beh, tutto qua Marco. Come tutto qua? Clash Jaguar 9,90. Cioè parliamo di top di gamma. Sarà mie cavai sotto il cofano. Ma no, un po' meno. Perché cavai non comprende 9,90 che c'è scritto lì. Dai. Adesso vedremo all'opera. La vediamo all'opera tra pochi secondi. Attento, bisogna liberare le tricepro. No, perché deve scoppiare? È nuova di zecca, pagata in contanti uno sopra l'altro. 925 cavalli. Allora, c'è un piccolo problema però. Dai che intanto possono iniziare ad accodarsi alla trincia di Chris. Quindi vediamo, accodatevi alla trincia di Chris e poi i restanti restano con me. E bisogna sfruttare una delle due trincee comunque. Bisogna sfruttare una delle due trincee perché? Sono tutte e due chiuse. Chi le ha chiuse? Oh, io no. Io le ho trovate chiuse. Poi neanche io. No, non andavano chiuse. Sono già tutte al 100% fermentate. Marco, puoi venire un po' più avanti perché stai incalcando tutto. Scusate. Dicendo permesso, bisogna svuotarla almeno quella che ha meno roba. Assolutamente sì. Mamma mia, le avevamo lasciate. Vabbè, si vede che erroneamente sono state chiuse. Ma se no, casomai, Marco, chiamiamo il muraro su un colpo di mano. Beh, insomma, in qualche modo vanno svuotate. Io parto perché sono qua. Ci incalchiamo tutto. Sento che stanno distruggendo i clacson. Sto dicendo che sei tipo la peregina. Via. Attivato a modalità sport. Addirittura. Non avevo visto il tasto segreto. Cioè sul menu. Ah, sul menu nascosto. Dei controlli qua. Quanti rimorchi hai, Marco? Non lo so, perché sto guardando adesso quanti ne ho accodati. Uno sicuramente, due. Aspetta arrivare in campo che così vediamo un attimo. Tutti sotto la John Deere comunque, Non per dire. È un macello. Allora,
vediamo qui. Partiremo, se non l'ho già detto, dai campi più piccoli e poi ci terremo per ultimo il 36. Il 34 mancherebbe da seminarlo. Eventualmente vediamo se riusciamo a incastrare qualcuno con la seminatrice, se i rimorchi sono sufficienti. Allora vediamo. Allora, 1, 2, 4 sicuri ne ho io sotto. Io ho i restanti. Qualche semina non accurata. Vabbè, ma vedrai che dopo. Comunque, secondo me, quella, la trincia della classe non arriva a fine serata. Come non arriva a fine serata? Dovrebbe rompersi qualcosa. No, no, è nuova. Vabbè, appunto per quello è nuova, non sono collaudate ancora. No, no, sì, cioè. Sì, è stato fatto tutti i test. Sono stati fatti i test, nuova, sì, sì, collaudata da cima a fondo. Che campo inizi te, Marco? Ah, volevo partire con il 42. 42, io parto col 39. O se no faccio il 41 io. Va bene, fai il 41. Casomai parti alla parte al lato opposto, diciamo, sono partito io in modo da lasciare margine ai carristi. Sì. Aspetta che... E se vogliono mettersi... No, niente. Vabbè. Apriamo le danze? Aspetta, aspetta che... perché pensavo venisse a destra, ma... per lasciargli lo spazio. Aspetta che frena sta qua. Allora. Un attimino, ci mettiamo dritti. Aspetta che si scalda un attimo i gardani, il crociere. Partito! Sì, sì. Come è partito? Ma... partito! Maledetto! Rock and roll! 13 km orari! Che macchina, ragazzi! Guarda! Piccolo ritto con la centralina. Qua, guarda, guarda che roba. Possibile. Comunque 1, 2, 3, 4, 5 rimorchi io. 5, 5. Io 5. 5, 5, 10, siamo giusti e dopo niente, purtroppo si vede che qualcuno è andato lì a chiudere le trincee. Adesso sto procedendo a svuotarle. Svuotane una di quelle che ne ha meno. Ah no, io sto svuotando, non te. Adesso sto arrivando, tu non preoccupa. Allora, avanti con le sterzate rapide. Guarda come tiene bene sul retro. L'hai zavorrata? È zavorrata, non slitta. Le ruote si impiantano nel terreno. Ho messo le gomme più larghe che si potessero mettere. Attenzione, qua abbiamo rimorchisti gasati. Ma senza, non so se senza bloccaggio assi. Vedremo. Ora qui abbiamo rimorchi in retromarcia, cioè alta classe. E si dalla chat dicono che se la godono. Alta classe qua. È che se penso senza lock steering axle non è proprio il massimo. Fortuna Chris, perché grazie a questa trincia abbiamo un lancio del condotto di molti metri e quindi anche qualche piccola imperfezione del rimorchista riusciamo comunque a cacciare tutto dentro il rimorchio. Lo prende bene, insomma. Con rimorchio in retromarcia, adesso
ci siamo girati in un batter, no, c'è su lì un batter d'occhio come un battito d'ali di colibrì. Ma io sto facendo già il secondo campo, Marco. Ma non so più si via. Sì, guarda. Sì, ma non te ne hai finito il primo, però. Ho fatto il giro e do. Che competizione fasulla da una parte. No, la fasulla lo sai qual è? Sta imbrogliando. L'imbroglio è nei 13 km orari. Tu che ne sai? Casomai ci ho messo le mani sulla centralina. Buona, no, è perché. Sai perché? Perché erano uno sopra l'altro, hai capito? Proprio tutti i foglietti del 500. E allora va di più. Va di più. Sì, ho preso la ringhiera. Vedi? Poi cosa abbiamo? Beh, abbiamo ancora. Comunque, Marco. Sì. Dalla regia ti stanno facendo i complimenti. Un freno. Con una macchina del genere. Pagata. Una no, sopra l'altro. Quello, non per quello, non gasarti troppo. Non ne frega niente. Della macchina non ne frega niente. Esatto. Macchina del genere va via da sola, cioè le se smonto fa ancora più bel lavoro. Ma hai già mandato via qualche rimorchio? No, perché ti spiego, con Clash Jaguar tecnologia oltre l'immaginabile. Fa talmente fine, raffina talmente tanto che ci sta un ottavo, cioè 8 volte in più quello che ci sta su un normale rimorchio, poi si autoimpacca. E quindi io con un rimorchio è come portarne via 3, capito? Cos'è che volevo dire? Il primo rimorchio sta andando via, Marco. Ma devono aspettare qua in trincea. Ecco, vedi, quindi mandar via un rimorchio non è bene. Per il momento. Quindi bisogna cercare di mantenere un andamento costante. Vedi? Di 11 km orari. Di 14 in discesa km orari. No, bisogna che venga a provarla mica classe. Vedi, io adesso mantenendo ancora lo stesso rimorchio da prima sto proseguendo con lo stesso rimorchio, e quindi io il primo è andato via. Vedi, tu hai già un rimorchio in meno. Vabbè, è così, cioè non è che ruberò uno dei tuoi. No. Come no? No, ormai questi sono prenotati, hanno fatto il contratto. No. Ah, li hai preso fissi allora? Sai com'è. Dobbiamo ancora vedere gli interni di questa bella. Vediamo uno sguardo all'interno. Guarda che magari senti che radio. Senti che ragazzi, subwoofer integrato, pagando anche uno sopra la subwoofer integrato tuning. Aspetta che qua guardando dentro in cabina non mi sono neanche accorto. Purtroppo un rimorchio adesso l'ho spedito anch'io. Vedi, però vedi, devo sempre star fermi. Vabbè, penso che un rimorchio di Chris si sia inventato addosso al capannone, però dico niente. Problemi all'impianto frenante del rimorchio. E in più sovraccarico. Dove è andato il rimorchista? Dalla regia c'è un problema. Tipo? È arrivato il rimorchio ma non può scaricare perché la trincea stiamo svuotando. Mettiamo in dolce attesa. Mettili in colonna.
mettili in fila il biogas fin fuori, e dopo appena si sblocca la trincea, tanto noi qui proseguiamo, abbiamo molti rimorchi a riempire, penso che qualche campo c'è ancora lo... mezzo milione dentro quella trincea, no? Penso che di tempo ce ne voglia. Secondo me conviene sfruttare qualche autista per sì, usare le penne. No, e... no, beh, la palla è già in movimento, ma c'è un rimorchio per svuotarlo. Ne mettiamo... Caso mai fermate qualche carrista vostro e non mandate qua in urgenza. Anche, puoi fare più anche. Gas. Oppure te li mandiamo lì quando sono pieni. Ma se sono pieni facciamo, non me ne faccio niente e servono rimorchi vuoti. No, magna, maledetto. Oh, mucho per fuori. Porco. Ah dai, se no mandiamo lì due, uno a testa. E mandiamo via uno a testa, che così intanto velocizziamo lo scarico delle trincee. Ma Marco? Sì. Ma l'avete concimato questo? Quale? Il sorgo. In teoria dovrebbe essere tutti concimati, dopo che qualche campo non fosse proprio lì c'è stato un po' di perché vedo confusione. Che c'è una resa un po' minore rispetto alle altre, diciamo, ci vorrà dei campi quelli meno preparati, forse era stato commesso qua a fasce, forse perché magari uno aveva una seminatrice, un'altra e destra e sinistra, e insomma attenzione, cambio in velocità. Comunque dai, un'altra passata e qualcosina e poi il primo campo è finito. Allora abbiamo quasi ultimato anche il secondo campo, il campo 39, e questo sostanzialmente è l'ultimo rimorchio libero, perché stiamo ancora svuotando a tutto spiano la trincea del biogas, che siamo arrivati a quota. Mancano ancora 200.000. Ok, 300.000 litri li abbiamo fatti sparire. No, ho sbagliato tasto. Cambiare. E ora cambiamo campo. Marco? Sì. Ma io ho quasi finito il terzo. Dopo. Vabbè, guarda. Ecco, adesso mi tocca fermarmi. Io ho quasi rimorchio pieno. Che campo sei? 39. 39. No, 37, scusa. 37, allora io vado al 44. Se vuoi venire qui, l'ho tagliato a metà. Così se hai un rimorchio lo riempiamo insieme. Perché così devi avanzare nel tuo settore. Dai, vieni qua, dai. Che ho no, fatto ma mi conviene tenere separati i rimorchi, perché dopo si crea caos, sai com'è. Io sono fermo. Io avrò 2 metri da poter fare. Allora, la situazione è un po' critica, nel senso che abbiamo tutti i rimorchi qui in attesa e abbiamo un po' tanto scaricato anche dentro il biogas, come vedete siamo arrivati fino a 154.000, e poi stiamo anche nel frattempo, siccome non volevamo aumentare troppo il tempo perché non volevamo far crescere il sorgo, abbiamo anche ridepositato l'insilato fermentato dentro l'altra trincea e chissà che riusciamo a iniziare a far scaricare.
Marco? Sì. È colpa della John Deere. Trincia troppo. No, no, qua qualcuno. Qualcuno ha premuto R se ho becco lo. Può mangiare il tasto della tastiera. Il Zebedei? Sì. Io proprio sapere chi ha avuto il coraggio di premere R qua. Arrogo. Ardemo vivo. Vabbè, intanto ormai qua abbiamo. Abbiamo quasi finito. Ma perché Chong fa sempre malanni? Cosa devo fare? Voleva buttarlo dentro al digestore. No. Io ho visto insomma, guarda che in mezzo alle balle. Dai che dopo perdiamo un'ora per raddrizzarlo. Libera! Inglobato. Oh. Abbiamo via libera, sì. Boh. Il nastro dovrebbe. Completa livello pool 0. Compattamento 0%. Ok, cortesemente qualcuno avvisi Piersi di smontare così la faccio svanire. In teoria adesso possiamo ritornare a riempirla. Riprendiamo posto sulla class, che tra pochi istanti ci saranno le strade di fuoco con tutti i rimorchi che corrono. Siamo ripartiti purtroppo, però aumentando il tempo per far sì che il biogas mangiasse un bel po' di insilato. Siamo quasi 200.000. È cresciuto l'ultimo stadio della del grappolo d'oro qua, come si chiama, sorgo. E purtroppo è cresciuto l'ultimo stadio. Comunque noi lo tringiamo lo stesso. Marco, tanto. Sì, hai vinto il grappolo d'oro. Sì, qua sì. Ah, pensavo che avessi vinto il grappolo di sorgo, no? Il grappolo d'oro. No, no, diciamo il grappolo d'oro di sorgo, però fatto d'oro. Ah, il sorgo salato allora. Esatto. Ah, non era il mogolino d'oro. No, perché allora finché è verde è zuccherino. Adesso quell'ultimo stadio diventa salato. E quindi è un'altra varietà sostanzialmente. Uno stadio in più, un passo in più. Qui abbiamo anche camion. Forse camion. Forse è di Cobra. Beh, vedi, per riuscire a stare dietro alla produttività della Clash Jaguar, perfino i camion si mettono in campo. Ma però intanto è più avvantaggiata con i ettari fatti. Bene, ripieghiamo qui la testata. E campo 44 finito. Ci manca il 35 e 36, che però vedremo nella prossima puntata, anche perché più di qualcuno è andato via, qui si è fatto tardi sia sicuramente anche come minuti del video che anche come proprio orario reale. Non è andato purtroppo tutto secondo i piani, ma vabbè, stiamo facendo lo stesso e stiamo andando avanti a piena potenza ugualmente. Detto questo, ringrazio tutti quelli che stasera sono passati qui a darci una mano con l'insilato. Ringraziamo anche Chris, che salutiamo noi perché non si saluta da solo. Poi abbiamo Chong. Ciao ragazzi. E Cobra. No, ciao a tutti. Bene, ci prepariamo per la prossima puntata, sempre con questa mod inserita. E vabbè, adesso ci mettiamo sì, qua, si sta incalcando qua, vediamo di metterci un po' in ordine e ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao.